ragazzi e benvenuti in questo video. Torniamo a parlare di Serie A perché sono concluse le partite del mercoledì di questo quinto turno infrasettimanale. Quinto turno che andrà a terminare questa sera allo Stadio Olimpico di Torino con il posticipo tra i Granata, padroni di casa, e il Milan di Giampaolo. Torino e Milan, due squadre allo stesso umore, mi verrebbe da dire, perché in questo momento il Torino dovrà cercare un risultato positivo dopo le due sconfitte consecutive raccolte contro il Lecce. Olimpico nella terza giornata, nel posticipo, nel Monday Night della terza giornata, e poi la sconfitta patita domenica scorsa a Marassi contro la Sampdoria di Francesco. Il Milan invece dovrà riscattare la sconfitta nella derby contro l'Inter di Antonio Conte, ma soprattutto la prestazione offerta nel derby della Maddalena. Quindi una partita importantissima questa sera alle ore 21 allo Stadio Olimpico di Torino. Quinta giornata che sarà aperta però martedì con due anticipi, poi il primo allo Stadio Bentegodi tra Hellas Verona e Udinese, terminato 0-0 a reti bianche, poche emozioni, e poi il secondo anticipo allo Stadio Rigamondi tra Brescia e Juventus. L'ennesima, mi verrebbe da dire, rimonta per la squadra di Maurizio Sarri, che dopo la rimonta offerta sabato all'Allianz Stadium contro l'altra neopromossa affrontata in questo inizio di stagione, l'Hellas Verona di Juric, riesce a rimontare anche il Brescia di Eugenio Coini, prima grazie all'autorete a fine primo tempo di Sanseglio e poi alla botta vincente, la botta che vale alla destra vincente di Milan Pjanic, che vale tre punti importantissimi per la lotta scudetto. Partiamo con i risultati di questa quinta giornata, con la vittoria in trasferta firmata Duvan Zapata dell'Atalanta a Roma allo Stadio Olimpico, 2-0 per la squadra di Gasperini. Roma 0, Atalanta 2. Poi la vittoria 2-1 della Fiorentina contro la Sampdoria, la Fiorentina che torna a vincere dopo 7 mesi. L'ultima vittoria targata, l'ultima vittoria per la squadra viola è arrivata il 17 di febbraio, 4-1 nel campo della SPAL. 0-0 invece tra Genoa e Bologna, con Sansone che ha sbagliato un calcio di rigore nei minuti finali. Poi la vittoria 1-0 dell'Inter di Antonio Conte contro la Lazio di Simone Inzaghi. La vittoria clamorosa della Cagliari al San Paolo dopo ben 12 anni, Napoli 0, Cagliari 1. E poi, per concludere questo quinto turno, la vittoria al 93esimo della Parma, che si è visto annullare due gol, ha sbagliato un calcio di rigore, ma alla fine al 93esimo l'autorete di Burabia ha portato tre punti fondamentali per la classifica della squadra di D'Aversa. Parma 1, Sassuolo 0. Infine la vittoria ancora una volta in trasferta del Lecce di Liverani, 3-1 a Ferrara contro la SPAL. Questi i risultati della quinta giornata delle partite che sono giocate in questo mercoledì di Serie A. Andiamo a vedere anche la classifica che recita: l'Inter al primo posto con 15 punti, subito dietro la Juventus a 13, l'Atalanta che con questa vittoria raccolta allo Stadio Olimpico si porta al terzo posto in classifica in solitaria a 10 punti, 9 punti per Napoli e Cagliari, terza vittoria consecutiva per la squadra sarda, che dopo le due sconfitte alla Sardegna Arena raccolte contro Brescia all'esordio e poi contro l'Inter di Antonio Conte ha infilato tre successi consecutivi, l'ultimo questa sera allo Stadio San Paolo, sicuramente il risultato più roboante di questa quinta giornata. Roma e Bologna 8 punti, 7 punti per la Lazio, 6 punti per il Torino che però dovrà giocare, e anche per il Milan che dovrà giocare ovviamente il posticipo, 6 punti per il Sassuolo, 6 punti per il Brescia, 6 punti per il Parma e anche 6 punti per il Lecce, 5 punti per la Fiorentina, 5 punti anche per il Verona, per l'Hellas Verona, 5 punti per il Genoa, 4 punti per l'Udinese. Chiudono invece la classifica SPAL e Sampdoria con 3 punti, quindi con 4 sconfitte in 5 gare disputate. Partiamo questo riepilogo della quinta giornata da
San Siro, ovviamente, dalla partita tra Inter e Lazio, una partita in cui le due squadre sono equivalse, si può dire tranquillamente, perché la Lazio ha avuto tantissime occasioni, migliori in campo Samir Handanovic, che primo tempo che ha giocato il portiere sloveno, la 300ª presenza con la maglia nerazzurra. Non poteva offrire una prestazione migliore, perché ragazzi ha fatto delle parate assurde. La più bella, secondo il mio punto di vista, quella dopo il gol di D'Ambrosio, grande il gol di D'Ambrosio, grande inserimento per l'ex laterale del Torino, un gol importante che vale la quinta vittoria assoluta. È un passo di maturità per l'Inter questa vittoria, secondo il mio punto di vista, perché dopo il derby ci poteva essere un calo fisiologico, invece l'Inter ha battuto la Lazio, che è sempre una squadra ostica, ha avuto tantissime occasioni la squadra di Simone Inzaghi, che diciamo ha fatto un'azione punitiva nei confronti di Ciro Immobile dopo le proteste per il cambio domenica nel posticipo contro il Parma. Immobile che partiva dalla panchina e che però comunque ha offerto una prestazione diciamo incolore durante il secondo tempo dopo il cambio con Caicedo. Tornando al gol, bella assist per Biraghi, che era la prima dal ritorno all'Inter, e grande inserimento di D'Ambrosio che batte stracolpo. Però l'eroe c'è di Johnny, che si va veramente sovrastare dall'ex terzino del Torino. Però stavo dicendo anche grandissime parate, la più bella su Correa, dove veramente ha salvato il risultato. Quindi migliore in campo Samir Handanovic. Ci spostiamo al San Paolo, dove il Napoli ha perso. Il Napoli, dopo aver battuto il Liverpool una settimana fa 2-0 al San Paolo, dopo aver convinto alla Via del Mare 4-1 contro il Lecce, cade clamorosamente, non me l'aspettavo questa sconfitta. È una sconfitta pesante per la classifica, perché adesso il Napoli vede scappare via l'Inter, vede scappare via la Juventus, è la seconda sconfitta stagione, la prima al San Paolo. È grave, è un colpo a tre punti invece per il Cagliari di Maran, grazie al colpo di testa di Castro, l'ex Chievo. Un gol importantissimo, un gol creato in contropiede. L'unica azione pericolosa del Cagliari nel secondo tempo ha contribuito i tre punti molto importanti questa sera raccolti allo stadio San Paolo. Buon Napoli, le parole di Ancelotti confortano l'ambiente, perché ha detto questa squadra non va criticata per le azioni che ha creato questa sera: due pali esterni per Mertens nella ripresa, una parata straordinaria di Olsen sta riscattando. Attenzione alle parole che sto dicendo: Olsen in questo momento, in questa parte di stagione, si sta riscattando dopo le brutte prestazioni offerte lo scorso anno. E la Pata Castro che regala tre punti clamorosi per la squadra di Maran. Questo è il racconto di Napoli-Cagliari, un Napoli veramente messo bene in campo nel primo tempo, nel secondo tempo tante occasioni create, con ovviamente anche la parata di su Koulibaly, la parata su Manolas, il doppio palo di Mertens, e Napoli è stato sfortunato. Però poi l'errore commesso, anzi il doppio errore da Koulibaly, è da matita rossa, anzi viene espulso Koulibaly nel finale per proteste, però è lui a perdersi il Patacastro per il gol che vale tre punti fondamentali per la classifica per la squadra di Maran. Ci spostiamo con il racconto della partita allo stadio Olimpico, dove c'è stato comunque il grandissimo blitz dell'Atalanta, 2-0 della Dea nel campo dei giallorossi. La Roma, che non aveva mai perso in questo inizio di stagione targata Paolo Fonseca, era una prova del 9 sia per la Roma, invece una prova di riscatto per l'Atalanta, che dopo la sconfitta 4-0 in terra europea contro la Dinamo Zagabria una settimana fa, il pareggio al 96esimo contro la Fiorentina grazie al colpo da biliardo di Castagni, invece è andata a vincere a Roma, e in questo momento è al terzo posto in classifica. Complimenti alla squadra di Gasperini, che reazione. E poi ovviamente questa vittoria ha un nome e un cognome: Duvan Zapata. È entrato Zapata, la partita è cambiata. Assist di Freuler dopo ovviamente
la magia di Papu Gomez a liberare Freuler, che poi dà la palla a Duvan Zapata, che insacca battendo Paolo Lopez per 1-0 al 71esimo. Poi magia di Atebor e palo esterno per l'ex attaccante della Sampdoria, dell'Udinese e del Napoli all'84esimo, e poi il colpo del 2-0 firmato De Roon su calcio piazzato, sponda aerea di Pasalic dopo un errore clamoroso di Paolo Lopez, che è uscita, che ha fatto Paolo Lopez nell'occasione del 2-0, e colpo di testa vincente di De Roon che vale il definitivo 0-2 per la Dea. Vittoria meritata. La Roma ha sbagliato delle occasioni importanti sia nel primo sia nel secondo tempo. Nel primo tempo grandissimo intervento di Golini su Dzeko, e poi l'errore clamoroso di Zaniolo a porta vuota con il salvataggio di Toloi, che ha, diciamo, in quel momento ha salvato veramente l'Atalanta. Per quanto riguarda invece anche la Roma ha sbagliato un gol clamoroso secondo il mio punto di vista con Kalinic a fine partita, il gol che poteva comunque valere la parità in quel momento, e poi è arrivato il colpo del capo firmato De Roon. Ci spostiamo a Ferrara con il Lecce che vince e convince, seconda vittoria in trasferta, seconda vittoria consecutiva lontano il Via del Mare. Questi sono numeri che fanno veramente divertire la squadra di Fabio Liverani. Ancora una volta decisivo Marco Mancoso, questa volta dal penalty, due rigori trasformati, il Lecce vince due partite lontano dalla Puglia dopo ben 15 anni in Serie A. Sono numeri pazzeschi che fanno sognare per il proseguo del campionato la squadra salentina. Vantaggio firmato dagli 11 metri da Marco Mancoso, pareggio, grande azione di Babacar che si è preso il penalty, pareggio al 17esimo del primo tempo con Di Francesco che si coordina benissimo dopo l'assist di testa di Murgia, e poi nel secondo tempo prima Calderoli e poi il colpo ancora dal penalty, il colpo vincente dal calcio di rigore di Marco Mancoso chiudono la gara sul definitivo 3-1 per la squadra di Fabio Liverani. Parliamo adesso del derby emiliano tra Parma e Sassuolo, tantissime emozioni per quanto riguarda l'utilizzo della tecnologia, perché vengono annullati due gol a Gervinho, viene segnato una penalty poi sbagliato da Roberto Inglese al 75esimo, parato da Consigli, e poi alla fine, all'ultima azione, arriva il gol che sblocca la gara, calcio di punizione, bella battuta di Hernani, molto profonda, colpo di testa a liberare l'area, anzi colpo di testa diciamo all'interno dell'area di Barilla, e poi deviazione, anzi autogol, autodeviazione, chiamatola come volete, di Burabia che insacca Consigli e fa perdere diciamo un punto guadagnato per il Sassuolo, tre punti invece fondamentali per la classifica del Parma, che aveva bisogno di questa vittoria per sbloccarsi. L'avevo detto, dopo la sconfitta, l'ultima sconfitta rimediata in campionato, aveva bisogno il Parma, dopo la sconfitta contro Lazio domenica all'Olimpico, il Parma doveva vincere questo derby per sbloccarsi mentalmente. Non si è sbloccato, tra virgolette, il Cervinio che ha segnato una doppietta, poi diciamo gli è stata tolta con l'utilizzo della VAR, però ovviamente lì davanti c'è qualcosa da migliorare. Inglese che sbaglia il rigore, questo veramente è un brutto colpo per l'ex attaccante del Napoli, però ovviamente la vittoria serviva per sbloccare la classifica. Mi ha un po' deluso il Sassuolo, che oggi mi aspettavo qualcosa di più dalla squadra di De Zerbi. Abbiamo ancora due partite da analizzare, il pareggio 0-0 a reti bianche tra Genoa e Bologna con il rigore sbagliato da Sansone al 78esimo, un rigore tirato con lo scavetto che si è infranto nella traversa. Invece nel primo tempo grande occasione per la squadra per il Grifone, con il diciamo col calcio piazzato di Shone che si è stampato sulla traversa, quindi due traverse, una da una parte e una dall'altra, che poi però ovviamente hanno diciamo hanno fatto finire questa partita sullo 0-0, un punto guadagnato per il Grifone, invece un punto che porta il Bologna a 8 punti in classifica o comunque a guadagnare posizioni. Il Bologna in questo momento è al settimo posto a pari merito con la Roma a 8 punti, sta facendo veramente un grande campionato
Che gol che ha sbagliato nella finale Soriano. Ecco, quel gol Soriano non lo può sbagliare. Gran illuminazione di Sansone, palla in mezzo, Soriano a botta sicura spara alto. Era l'occasione che poteva far comunque, che poteva valere 3 punti d'oro quest'oggi a Marassi contro il Genoa, che comunque guadagna un punto importante. Non ha creato molto la squadra, diciamo, il Grifone poteva sicuramente giocare molto molto meglio secondo il mio punto di vista, però oggi comunque questo pareggio li sta stretto sicuramente di più al Bologna, che dopo quel rigore sbagliato, ecco il rigore di Sansone voleva, diciamo tra virgolette, farla fuori dal boccale, però io secondo il mio punto di vista, dopo il rigore, dopo che aveva battuto domenica contro la Roma, poteva sicuramente fare molto molto meglio. Chiudiamo con Fiorentina contro Sampdoria. Torna alla vittoria la Fiorentina di Montella, prima vittoria sulla panchina viola dal ritorno a Firenze di Vincenzo Montella. 2-1 contro la Sampdoria. Apre il colpo di testa di Capitan Pezzel, raddoppio per Federica Chiesa, imbeccato su assist di Dalbert, e poi Federico Bonazzoli, l'ex Padova, che la riapre a 10 minuti dalla fine, fa vivere, diciamo, sogni, film rivisti per la squadra di Montella, che si era fatta rimontare negli ultimi 10 minuti domenica contro l'Atalanta alla Tardini, ma alla fine torna la vittoria. La squadra di Montella è una vittoria che toglie in questo momento la viola dall'ultimo posto, è una vittoria veramente importante che dà morale alla squadra di Montella. Attenzione, attenzione a quello che vi sto dicendo, perché Frank Ribéry sta giocando una stagione clamorosa. Assist questa sera per il colpo di testa vincente di Capitan Pezzella. Questo era il video riepilogo del mercoledì di questo quinto turno infrasettimanale. Questa sera il posticipo tra Torino e Milan. Io ovviamente vi ringrazio per l'attenzione, lasciate tantissimi like al video, iscrivetevi come sempre al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram. Noi ci vediamo in un prossimo video.